Bentornati gamers, benvenuti se è la prima volta che vedete questa faccia, io sono lo zio Ariar e oggi siamo nuovamente su un video, adesso non siamo da nessuna parte e vabbè, andremo nuovamente su Colat, soprattutto in virtù del fatto che mi hanno appena strikeato il video precedente per colpa di quella piccola pubblicità, quel pezzettino di pubblicità che avevo trovato della UEFA Respect, dove c'era Messi e tutta l'altra gente là, per colpa di quel piccolissimo pezzettino me l'hanno reso praticamente invedibile in tutto il mondo, quindi non l'ho potuto nemmeno riscaricare, l'avevo cancellato, vabbè. Chi l'ha visto quel video, chi non l'ha visto mi dispiace. Prima di cominciare però con Colat, vi voglio segnalare, non l'ho mai fatto, se non una volta con tre canali, vi voglio segnalare un paio di canali che a me piacciono parecchio. Il primo è House of Lord, che saluto e ringrazio perché ha sponsorizzato me senza che io gliel'abbia mai richiesto, e tantomeno lui l'ha richiesto a me, non ha bisogno più iscritti di me sicuramente. E questo qui, House of Lord, che mi sono andato a guardare il suo canale, fa tutti i giochi carini, cioè tutti i giochi da PC. PC, un'altra volta, cominciamo con questa, la C dei romani è C. La salsiccia, la salsiccia, per dire, fa tutti giochi molto carini. Infatti c'è Valiant Hearts, che chi non l'ha mai giocato dovrebbe provarlo veramente, perché è veramente carino e delicato, bello e istruttivo soprattutto. C'è Civilization 5, che io ho lasciato perdere perché era più grande di me, nel senso mi sfondavo proprio. I Sims, che è stato un gioco pure con cui in passato ho giocato parecchio, vedete, c'ha un sacco di roba. Poi chiaro, se andiamo sui suoi video ne vediamo delle belle, insomma c'ha Spore, che è Avventure Galattiche, è un gioco che io non conoscevo, l'ho visto da lui, mi è piaciuto. Allora, Trial Fusion, The Bridge, tutti i giochi, che Metro 2033, che anch'io ho fatto, mi era piaciuto quel gioco, poi non so perché non ho più continuato. Tutti i giochi che non trovate da altre parti, non perché non siano belli, ma perché diciamo altri canali magari spingono di più il gioco più famoso, un po' come sto a fare io verso questo periodo, ma è una questione fisiologica, ci sta poco da vedere adesso al momento, e a livello di testa ho provato quasi un po' tutto. Poi fa anche gli unboxing The Sims 4, Alien Isolation, insomma passate dal suo canale, è divertente, è simpatico. Non lo faccio perché tu l'hai fatto. Oddio, sì, quello in parte mi ha un po' condizionato, però poi dopo, ripeto, vedendo da poco che ci sentiamo, ci conosciamo, vedendo i tuoi video mi è piaciuto parecchio, mi piace come li fai. Detto questo, come non consigliarvi il canale del caro Braida? Come non consigliarvelo? Solo la simpatia che c'ha sto ragazzo, solo la simpatia. Poi anche i giochi, che al di là del fatto che non mi piacciono i giochi di guida, ma proprio mai nella vita, a lui sì. Se anche a voi piacciono i giochi di guida, passate sul suo canale. Qui sta facendo Gare Malate con GTA, una serie che ha avviato lui, sta la numero 6 e so divertentissima, e lui ti fa spaccare da ridere. Crysis 2, l'ha preso, non lo conosceva, ogni tanto fa anche questi vlog così, vedete qui, con la macchina. è simpatico, è forte. Come non segnalarvi anche, diciamo, quelli che vedo di più io, come non segnalarvi il caro vecchio Giangi, che sta tirando fuori ultimamente delle cose, delle perle, ragazzi, delle perle, tipo per il di Carota sopravvissuto su Ark, guardiamo un pezzettino del... Mamma mia, un bodyguard proprio lo facciamo, uno stuzzicadente, è un talento, controllatelo perché farà strada, sicuro. Ho provato anche a portare qualche gioco nuovo, sconosciuto almeno a me, tipo Turmoil. Questo qui, una review fatta veramente bene. Mi è piaciuto anche lo stile con cui l'ha fatta. Per oggi mi fermo qui con Giangi, Braida e House of Lord. Saluto Malicious Cat e White Goat Play and Share. Il prossimo video, fra virgolette, intro di sponsorizzazioni, parlerò anche di loro, che loro sono già più grandini di noi. Che saluto per un tanto, non voglio far torto a nessuno, piano piano, un po' per volta. Se volete potete, basta che andate sulla pagina del mio canale, in alto a destra vedete consigliati dallo zio, ci sono tutti i canali che io seguo, con cui ho collaborato, collaboro con cui mi sento più spesso, tranne l'ultimo che parliamo di videogiochi, ne pare che stanno a cagare a me, figurate, loro sono grandi e che condividono con me gusti in tema videoludico, perché altrimenti non l'avrei messi qui. Li saluto tutti, dal primo all'ultimo, li nomino, non li sponsorizzo tutti, la prossima volta lo farò, piano piano, abbiamo detto Bright, abbiamo detto House of Lord,
e dico Rico Peck, Giangi, MP Gamer X, White Goat Play and Share, AGD, l'alba dei giochi dementi, che saluto, sto ancora aspettando a giocare l'effondate con voi, agnaggia la miseria, Umi Kasai, che ha smesso di caricare i video, ma lui è un top youtuber, ha 8000 iscritti erotti, lo saluto caramente, ciao Umi. Gibbo 88 pure lui, parliamo di videogiochi, non c'ho bisogno di presentazioni, vabbè, quelli sono quelli che consiglio io. Detto questo, andiamo a Call Out. E sì, eccoci qua, siamo tornati su Call Out. Non so se chi di voi ha visto il video dell'altra volta, ero morto nascondendomi da uno di quei due mostri in questo punto e mi ero in automatico andato a incastrare qua e quindi quel tizio mi era venuto sotto e mi aveva seccato. Ora posso dire che non so più indogazza a na? Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Va capito, stormo, non è che la mappa ti segna dove sei, è inutile, è una mappa, è molto realistico sotto questo punto di vista, per carità. Basta con sto rumore fastidioso. Se avevo due piedi scappo stavolta, corro come se non ci fosse un domani. Sperduto lassù nei monti. Ah, qui mi ricordo. Ah, qui ci sono sceso, ok, perciò. No, è sempre molto buio. Come cazzo è che è così nero qua sotto, se invece qua sopra è così bello illuminato. Non è più nero. Vabbè, andiamo di qua. Però là dentro mi pare che c'era. Io venivo giù di qua, sbaglio? Nevica. Lo capite voi? Io no. Ok. Alla cazzo mannaggia! Evviva Colat! Sto coso? Non è che c'eravamo già stati qua? E quando si va? C'è qualcosa che lampeggia laggiù. Fusso che fusso la porta buona. No, mi sta riportando là. Ah, ma che cazzo, ho fatto un giro di merda. Non dire parolacce, se no chiamo la polizia. Ah. E qui era dove c'è stava il mostro, sì sì. Ci sarà ancora, sì, 67 N70E. 67 N70E. Qua stiamo. Qui c'eravamo stati, 71 N64 e c'eravamo stati. Dove cazzo vado? Ma se andassimo da quest'altra parte? Mi puzza di un posto dove devo andare. Qua c'è sta pieno dei triangolini. Vabbè. Stavo guardando la mappa. Allora, del lancio vado più. Andrò di qua. Devo trovare quella casetta. Ta. Lo zio Ariar che corre felice per i prati. Musichetta. Ho trovato qualcosa io. Mappa. Io metto la mappa, eh. Oddio, come? 58 N71. Siamo qua. Esattamente qui. Se continua a andare dritto di qua, dovrei andare, sempre tenendomi sulla destra, dovrei andare esattamente lì dove ci stanno quei triangolini, no? Non è che mi fido di questi posti. C'è qualcosa? Ho visto? Cos'è? È un altro cazzo di lettera. The Soviet Research Unit for Natural Phenomena Regarding the Occurrence of Anomaly 0H91. Il primo incidente presupposto ha avuto luogo nel 1950-53 nell'area di Garka. Incidente, qui si parla di incidenti. Vabbè, fate una bella cosa. Ve fate uno screenshot, mettete pausa e ve lo leggete. Io non c'ho tempo da perdere, ok? Apposta. Non lo so, non lo so, mi viene l'ernia, non lo so. Oh, a così.
Ma ecco la casa. Dove cazzo sta? Dove sta merda? State qua, state mortacci vostri, lo so. Ma come ci si arriva su sta casa? Ma fate capire. Fregno, coso, stai lì su e stai bene. Io devo arrivare là, come ci arrivo? Me lo puoi dire, brutta merda meba? Dimmi te che uno non può manco scalare due rocce. Ok, ma stanco, che palle. E come sei stanco, oddio. Casetta. Sto esattamente qui. Che cazzo ci sto a fare qui? Che c'hai? C'hai paura, c'è freddo, che c'hai? Qui c'è un buio innaturale. Sta cazzo di guarda! E io mi c'è un filo dentro, ma sì, che c'è freddo. Siamo arrivati a niente. Nulla, la strada che mi ha portato nel nulla qua. Porca loca, un traliccio dalla luce. Lo seguimo. Buoni tutti. Che succede qua? Musichetta, occhio. Ponticello, potessi salvare. Forse ce l'ho fatta. Buono, momenti maroto di sotto. Non mi sono arrivata. Oh, io raga, io ho fatto arrivare a sta cazzo di casa, ma non mi chiedete che giro ho fatto, eh. C'è un coltello qua, piantato. C'era un fuoco una volta, c'è una pelle, vedaino. La pelle di daino. Fate che succeda qualcosa, eh. Grazie. Ho detto fate che succeda qualcosa, ma non farmi prendere un infarto. Grazie. Salve. Un rampino qua, un qualcosa, una ronca, che cosa? Arnesi, vero? Io li prenderei tutti, ucciderei quelle merde che mi vengono a ammazzare. C'è pure un teschio, cosa c'è qua? Nient'altro. Poi c'è? C'è qualcuno acceso? Un'anima, un'anima. Anima, di mortacci tua. Ma che figura mi fa? Oh, mi è scappata! Te ne vai, che te ne vai a fa? E leggiamo. I am attaching to the journal to this report. Oh, che cazzo? Che vuole? A merda! No, mi nascondo? Mi nascondo. Forse è meglio. Zitto, raga, che mi sono che sculata. Mi è venuto da fa come Outlast. Mi sono preso e mi sono nascosto. Mi ha salvato il culo sta cosa. Puttana la schifosa, oh. Sono andato? Botti non botti, io passo qui la notte. Si può dormire? No? Mi sono guattato. C'è nient'altro da prendere. La radio, ma cazzo, dammi la radio. 478. Di qua, vediamo un po' nella mappa cosa ci ha segnato. Ha segnato che siamo stati qui 65-73. Tecnicamente dovremmo tornare indietro e andare a vedere questa parte qui e questa parte qua. Sicuramente sì, e anche questa parte qua, perché insomma, non abbiamo visto un cazzo in fin dei conti. Abbiamo fatto due puntate, tre sarebbero. Questa sarebbe la terza, la seconda è andata nel dimenticatoio. Ragazzi, che dirvi per oggi, per Colat è tutto.
ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui, sempre sul canale dello zio Ariar, e fate come vi pare sempre. Ciao ciao.